Alla fine della seconda sfida a squadre, Maria De Filippi ospita nello studio di Amici 18-1 che il programma l'ha vinto, Marco Carta. Il cantante porta il suo nuovo singolo, Una foto di te e di me, ma prima Maria De Filippi scherza un po' con lui. Io non posso mai dimenticare che tu avesti un attacco di panico in studio e io non ci credevo, racconta la conduttrice, che continua, questo perché tu dicevi spesso delle gran balle. Gli autori fuori mi dicevano che tu non respiravi e io dicevo se vabbè, quello è Marco. Invece poi era vero. Marco ricorda e ci ride su sì, ero diventato un pesce con le branchie. Lo scherzo lascia poi spazio all'emozione quando inizia a cantare. Anche Giordana si commuove, ascoltando le parole della bellissima canzone di Marco Carta. Punto il ritorno di Marco Carta ad Amici. Marco Carta torna oggi ad Amici 18 in uno dei momenti più importanti della sua carriera. Dopo il successo di qualche anno fa, che lo vide trionfare con il 75% delle preferenze, sarà ospite nel talent di Maria De Filippi per presentare il suo ultimo singolo, Una foto di me e di te, un brano che anticipa il suo prossimo disco, in uscita in primavera, e conferma il suo straordinario successo nel mondo della musica. Ad annunciare il suo ritorno nella scuola della TV è stato proprio l'ex allievo, che ieri pomeriggio, sui social, non ha trattenuto il suo entusiasmo, sono emozionato. Torno dove tutto è iniziato. Dove e come non mai mi sono aggrappato ai sogni. Sabato ci vediamo ad @ Amici Ufficiale, si legge in un breve post su Instagram. Il cantante avrà inoltre la possibilità di riabbracciare Maria De Filippi, alla quale ha di recente riservato una piccola dedica. Marco Carta, gli auguri di compleanno a Maria De Filippi. In occasione del compleanno di Maria De Filippi, Marco Carta non è rimasto con le mani in mano e sui social, pubblicando uno scatto che lo ritrae insieme a lei sulla copertina di un vecchio numero di TV Sorrisi e Canzoni, ha scritto, tanti auguri Mary. Oggi come ogni anno, ti auguro ogni traguardo, ogni cancelletto cosa bella. Non vedo l'ora di abbracciarti e tornare ad @ Amici Ufficiale uno di questi sabati. Love. Oggi, a distanza di pochi giorni da quel desiderio, il post risale allo scorso 5 dicembre, si avvera il suo sogno di tornare ad Amici in qualità di ospite. Ma riuscirà a tornare a Sanremo? Questo non lo so. A dire il vero, non ho ancora presentato nessun pezzo, ma potrei essere ancora in tempo. Non sa quanto mi piacerebbe tornare su quel palco dopo la vittoria del 2009, ha rivelato il cantante in un'intervista rilasciata ad Alessio Poeta per Gay. It. Non potevo più accettare di non essere sincero. Dopo lo straordinario percorso ad Amici e la vittoria sul palco del Festival di Sanremo, la carriera di Marco Carta ha subito una vera e propria svolta. Dai palchi si è infatti trasferito nei reality, partecipando all'Isola dei Famosi prima e a Tale e Quale Show poi. Il cantante, però, è fermamente convinto che questo percorso non abbia influenzato la sua carriera. Ecco cosa ha rivelato in una recente intervista concessa a Gay.it, oggi, fortunatamente, non ci sono più regole per il mondo della musica e poi guardi gli artisti americani, cantano, ballano, fanno i giudici e magari presentano anche. Carta ha ammesso inoltre di aver sentito il bisogno di mettersi a nudo, proprio per questo di recente ha rivelato di essere omosessuale, non potevo più accettare di non essere sincero, al 100% con chi mi segue,
ha confermato il cantante, solo attraverso la musica ho trovato il coraggio di essere me stesso. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.